rappresenta l'orgoglio, i santelli per quanto è più lontano, l'orgoglio della padrona di casa. Sì, è così che ci fa sentire il nostro peso, professore Angelo Lampino, nel quale si combina l'autorevolezza del capo di istituto, la capacità di ascolto del padre, la lungimiranza del cittadino, consapevole dei bisogni delle loro generazioni. Crediamo che sia grazie a questa sintesi di valori della nostra scuola, già ricca di una lunga tradizione culturale, permettetemi di ricordare il sempre caro che si diceva, raggiunge oggi un nuovo grande valore. Tra noi studenti, rispetto a questa nuova opportunità che ci viene offerta, mi pare di cogliere quel misto di curiosità, indifferenza e calma aspettativa, di discernimento e di esperienza nuova, e probabilmente un po' di più. Il fascino della conoscenza. Nella scuola vive insieme passato, presente e futuro. Tema eis aei, conquista perenne, come dice lo storico greco. Ma che essa, la scuola, sia la prima forma di molteplicità di cui si prende coscienza. È allo stesso tempo, la prima scuola di conoscenza di se stessi, la prima piena consapevolezza soltanto della vita. Sappiamo certo, questo sì, che la nostra stessa ragione d'essere, qui ed ora in quanto studenti, è nel possesso di conoscenza, è nello sviluppo di competenze. Questo ci è chiaro. Quelli che ci paiono occupati sono gli scenari che ci attendono. Spesso manifestiamo la nostra confusione rumorosamente, ma sempre convinti che gli adulti, i governanti in particolare, abbiano una sensibilità della nostra e una richiesta accurata di una bussola che ci indichi la strada, che faccia luce sul nostro futuro, che è poi il futuro del paese. Il privilegio di parlarvi, signori ministri, mi offre la possibilità di rivolgere a voi questa richiesta, a nome di tutti i miei compagni. È il senso che leggo nel pensiero di Don Lorenzo Milano, con cui desidero concludere. In questa stanza, dice Don Milano, un grande miracolo sta avvenendo, un cammello che passa nella prima di Roma. Una studentessa del Sud parla con dei grandi ministri della Repubblica, di School of the Future. Credo che questo pensiero racchiuda tutte le nostre emozioni, tutte le nostre speranze. Grazie. Ragazzi, per cortesia, io vi invito a fare un po' di silenzio, anche perché è bene ascoltare, vi prego, non parlate, è il vostro dirigente che ve lo chiede, grazie, un po' di silenzio, grazie ancora. Ringraziare i dirigenti scolastici, la dottoressa Stellacci, i dirigenti della scuola, gli insegnanti e a nome mio ma anche dei colleghi Brunetta e Fitto davvero porgere un saluto cordiale e un ringraziamento per questa giornata di festa. È sempre un momento molto emozionante, a me devo dire che capita spesso, ma ogni volta c'è un'emozione nuova e soprattutto la possibilità di conoscere realtà diverse quando si entra in una scuola. E qui oggi noi vogliamo testimoniare l'attenzione del governo al tema della formazione ma anche dell'innovazione tecnologica dentro la scuola, perché è indiscutibile che le nuove tecnologie oramai fanno parte della nostra vita quotidiana e soprattutto della vita quotidiana dei giovani. E allora è giusto che entrino a far parte anche della vita scolastica. Con il ministro Brunetta abbiamo avuto modo anche in alcuni momenti di conferenze stampe di rappresentare il lavoro che il governo sta facendo in questo settore. Pensiamo alle lavagne interattive multimediali, a un investimento in computer, ma certo laddove c'è poi la possibilità di una partnership anche con un'azienda importante come Microsoft,
È chiaro che tutto diventa più facile, anche il reperimento delle risorse diventa forse un po' più semplice se riesce a compiere passi in avanti. Io sogno davvero la grande scuola digitale, credo che non sia lontana. Nel nostro paese si stanno moltiplicando le sperimentazioni, moltissimi progetti che vanno nella direzione di una scuola moderna, dove sia chiaro l'impiego di nuovi strumenti non fa venir meno il ruolo straordinario e insostituibile dell'insegnante, così come il dialogo costante fra l'insegnante e la classe. Ma credo che possiamo davvero utilizzare le nuove tecnologie per rendere la didattica più interessante, più stimolante, quindi davvero io sono orgogliosa di poter essere qui oggi e faccio i miei complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Due parole. Dobbiamo andare dentro. Scusate. Fate passare. Sì, scusate, che abbiamo un problema.